Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, sembra insomma, che questo benedetto passante nord, stando alle parole del Ministro Delrio, sia in dirittura d'arrivo. Sia in dirittura d'arrivo nonostante le numerose perplessità che i sindaci che vedono i loro territori investiti da quest'opera continuino a nutrire perplessità non di poco conto. E rimango oltretutto anche abbastanza sconcertata dal fatto che a luglio l'assessore Colombo, rispondendo ad una mia domanda di attualità, dove chiedevo appunto cosa ne pensava di un nuovo progetto che era stato presentato alternativo a Passante Nord, appunto chiedeva all'assessore Colombo che cosa ne pensava e lui asserì in quella sede che eventuali progetti alternativi al Passante Nord sarebbero stati valutati in sede di via nazionale. Ora, io a quel punto ho fatto un'interrogazione per chiedere appunto in sede di via nazionale cosa si stava valutando e dalla risposta che mi è arrivata dal Comune l'unico progetto che risultava essere al vaglio della Commissione nazionale era appunto solo quello del solito Passante Nord che tutti conosciamo. Quindi cioè, alla luce di tutto questo, dove prima si dice che eventuali progetti alternativi saranno messi al vaglio, poi pare che questo vaglio in realtà non sia non solo mai avvenuto, ma non siano neanche mai stati messi al vaglio questi progetti, volevo capire dal sindaco, dalla giunta, in merito appunto a questo fatto, come intende relazionarsi a questo punto con i sindaci dei comuni coinvolti, poiché continuano a ribadire la loro perplessità, alcuni anche la loro contrarietà a questa realizzazione e al fatto che da una parte il ministro voglia comunque andare avanti. Si è speso anche il sindaco di Imola, Manca, dicendo che bisogna assolutamente andare avanti, poi arriva la controreplica di Paruolo che dice no, bisogna ascoltare i sindaci. Allora, io ci vedo una grandissima confusione all'interno del partito che governa questa città metropolitana e questa regione e non ha ben chiare il percorso che vuole portare avanti, o meglio, gli è chiari ma non prende in considerazione poi se effettivamente sono quelli che vogliono che i cittadini siano fatti. E quindi bisogna di capire, insomma, alla luce di tutte queste informazioni estremamente conflittuali, dove prima si dice che viene valutata una cosa, poi non è valutata, poi si va avanti, poi non si vuole andare avanti perché non piace, qual è la posizione dell'amministrazione e come intenderà relazionarsi con i comuni che sono contrari a questa realizzazione, alla realizzazione del Passante Nord. Molte grazie consigliera, prego assessore. Grazie Presidente, in merito al Passante Nord la posizione dell'amministrazione comunale dal punto di vista sia del metodo che del merito non è cambiata in questi mesi, del metodo intendo di lavoro con gli altri enti locali, quindi la città metropolitana, la regione, i comuni coinvolti nel rapporto anche col Ministero e con Autostrade. E la posizione nel merito riguarda invece, il mantenimento della posizione nel merito riguarda invece la necessità che il progetto preliminare risponda a precise caratteristiche dal punto di vista dell'adeguatezza e del basso impatto del tracciato sul territorio, di una effettiva, concreta e utile banalizzazione del tratto della 14 affiancato alla tangenziale e in terzo luogo della opportuna dotazione di opere adduttive e compensative. Da questo punto di vista i passaggi più recenti hanno visto in effetti dei passi in avanti con la presentazione da parte di Autostrade di una prima versione del progetto preliminare nel corso di un incontro con tutti i soggetti istituzionali interessati, quindi oltre ovviamente ad Autostrade, il Ministero dei Trasporti, la Regione, la Città Metropolitana e tutti i comuni coinvolti. In tale sede si è preso atto di alcuni passi in avanti importanti rispetto alle richieste che erano state avanzate dagli enti locali, dai sindaci, soprattutto relativamente all'adeguamento del tracciato in maniera tale da
renderlo il più a basso impatto possibile nei territori attraversati. Si è preso atto di alcuni passi in avanti significativi anche nell'ottica di ottenere un effettivo, diciamo, raddoppio delle corsie disponibili sommando tratto tangenziale, tratto autostradale banalizzato, mentre viceversa si è preso atto che ancora sulle opere adduttive e compensative gli sforzi fatti da Autostrade non risultano sufficienti all'altezza delle aspettative degli enti territoriali. Da questo punto di vista, quindi, il Comune di Bologna, insieme alle altre istituzioni, continua a proseguire nel percorso individuato con trasparenza e rigore, cioè quello di aver raccolto preliminarmente nello scorso autunno tutte le esigenze dei territori su questi tre temi, tracciato, banalizzazione, opere adduttive e compensative, e di pretendere da Autostrade il recepimento di tali richieste. Passi in avanti ne sono stati fatti con la presentazione di questo progetto preliminare, di questa prima versione che recepisce un numero cospicuo di queste richieste, ma ancora abbiamo, come noto, abbiamo detto che ci aspettiamo ulteriori passi in avanti che riguarderanno in parte il rapporto con Autostrade e in parte il rapporto direttamente col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi continueremo a lavorare in questa direzione. Per quanto riguarda la diciamo presa in carico e valutazione di possibili opzioni alternative, le confermo che la procedura anche formalizzata dalla legge per questo genere di valutazioni è la valutazione di impatto ambientale, che trattandosi di opera di interesse nazionale compete allo Stato e quindi al Ministero dell'Ambiente, ovviamente sentiti e acquisiti i pareri degli enti locali. Ci sarà una fondamentale fase di coinvolgimento e di partecipazione degli enti locali nell'ambito della via nazionale, ed è quindi in quella sede che forse è questo l'equivoco da chiarire, sede che non è ancora stata attivata perché è successiva alla presentazione del progetto preliminare, è quindi in quella sede di via nazionale che potranno essere prese in considerazione e confrontate con quella oggetto del progetto preliminare altre ipotesi di intervento. Credo che questo fosse fondamentalmente l'aggiornamento da dare rispetto a un tema di cui in maniera ricorrente la Giunta è a disposizione del Consiglio, anche tramite lo strumento del question time, per informare delle novità e dei passi in avanti e delle questioni invece ancora aperte su questo progetto. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliera Salsi. Ma l'assessore, quando dice che gli sforzi fatti da Autostrade non sono sufficienti, mi cascano le braccia, nel senso che è un continuo scaricabarile. Allora, Autostrade era, come posso dire, contraria a quell'opera fin dall'inizio e aveva già asserito in diverse occasioni che comunque non avrebbe risolto i problemi del traffico, per cui ci stiamo girando intorno al problema. Autostrade ha dichiarato che può investire tot milioni di euro su quell'infrastruttura, in quei tot milioni di euro tutta una serie di opere compensatorie non ci sono dentro. Allora, piantiamola di imputare ad Autostrade delle cose che non le competono. Allora, l'autostrada costa tanti milioni di euro, Autostrade quelli ci mette, il resto ce lo devono mettere i comuni. Quindi non è colpa di Autostrade che non fa quello che le chiedono i comuni. Autostrade fa, per quanto di sua competenza e per quanto disponibilità economica ha imputato alla realizzazione di quell'opera, fa quello che le concerne. Il resto, voglio dire, se non viene fatto, non viene proposto, non è sicuramente colpa di Autostrade. Sui progetti alternativi, anche qui è un cane che si morde la coda, perché se non si presenta il progetto in sede di via nazionale non viene valutato, quindi che cosa significa? Che bisogna a questo punto, cioè se va avanti solo il progetto del passante nord, contestualmente vanno presentati anche gli altri progetti, cioè non si capisce bene, o forse è un limite anche mio, non si capisce bene a questo punto, perché sembra molto un rimpallarsi. In questo momento in sede di via nazionale non sono al vaglio, e concludo, altri progetti. Per quale motivo non è dato capirlo?